Grazie Presidente, molto meno. Questa proposta di delibera che oggi si sottopone all'Assemblea Capitolina e per la quale ringrazio gli uffici che vi si sono applicati con la consueta competenza ed acribia, come ha detto, riguarda il regolamento delle onorificenze capitoline e va sottolineato che non è un regolamento ex novo, è un regolamento proprio ex nihilo, nel senso che per quanto possa sembrare incredibile, il regolamento non va ad aggiornare o sostituire un regolamento antecedente ritenuto desueto o superato, perché molto semplicemente la capitale d'Italia non ha avuto fino ad oggi un regolamento che definisse le modalità di conferimento di quella che pure è la più alta onorificenza che l'amministrazione capitolina possa concedere. Fino ad oggi, infatti, è stato affidato a uno spontaneismo generoso, senz'altro, ma appunto occasionale, ed è stato questo a guidare la scelta di chi dovesse essere insignito di volta in volta di questi prestigiosi riconoscimenti, che sono la cittadinanza onoraria, la benemerita e l'encomio della città di Roma. Scelte che tra l'altro dovevano indossare la veste di mozioni, la cui attuazione dipendeva dai tempi e dalle modalità previste per le mozioni di qualunque altra natura. Ora, se nel 1963 a Berlino John Kennedy, presidente degli Stati Uniti d'America, in un suo famoso discorso poteva ricordare che 2000 anni fa l'orgoglio più grande era poter dire Civis Romanus Sum, sono cittadino romano, noi oggi dobbiamo avere la consapevolezza di come sia necessario esaltare in tutta la sua pregnanza il valore simbolico del conferimento della cittadinanza di Roma, cittadinanza onoraria, benemerita o l'encomio della città. E come sia opportuno che la città madre del diritto abbia finalmente un regolamento che attraverso criteri certi e procedure rigorose conferisca la dovuta rilevanza e dignità a questi riconoscimenti. Con questo regolamento, pertanto, si vuole restituire a quello che nei secoli è stato lo stigma di appartenenza più ambito del mondo e che ancora oggi è ricordato come tale. Quindi dobbiamo restituire il livello di prestigio che gli compete, soprattutto a livello simbolico e valoriale. Ed è questo lo spirito con cui consegno il regolamento alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Grazie.